Anno positivo per l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Lo scalo del capoluogo ligure ha registrato nel 2010 una crescita dei traffici del 13,26% contro una media nazionale del 7%. 1.300.000 i passeggeri in transito. Nel 2011 previsti nuovi collegamenti. Per promuovere lo sviluppo dello scalo, i partner, fra cui la stessa regione, il comune di Genova e le camere di commercio, finanzieranno 2,5 milioni di euro l'anno. Posso già annunciarlo con un po' di ottimismo della volontà di aprire una tratta low cost con Barcellona. Se questa cosa si verifica, si verificherà entro il mese di marzo, cioè con l'entrata in vigore dell'orario estivo, e una tratta, questa non low cost, con Istanbul, oltre alle tratte già contrattualizzate e già previste con Francoforte e Amsterdam. Un'altra novità per il 2011 dovrebbe essere l'inizio il completamento della progettazione e forse l'inizio dei lavori dell'ampliamento dell'aerostazione. Il presidente di Aeroporto S.p.A. risponde anche ai lavoratori del Colombo, preoccupati dall'ipotesi privatizzazione. Io capisco le paure di tutti, devo però partire da dati di fatto che sono questi. Negli anni bui che abbiamo avuto, che sono stati il 2008 e il 2009, nei quali abbiamo subito pesanti perdite portati dal fatto che Alitalia è fallita e non ha pagato oltre 3 milioni di debiti che aveva nei nostri confronti, ebbene dopo quegli anni non abbiamo avuto un'ora di cassa integrazione, non abbiamo avuto nessun esubero. Abbiamo addirittura nel 2010 stabilizzato tutti i nostri precari e assunto i precari che erano stati licenziati dall'Italia. Allora, capisco le paure, ma i fatti dicono che è una società sana. Sull'ipotesi privatizzazione del Colombo interviene anche l'assessore al turismo Angelo Berlangeri. Dal punto di vista turistico, con tutta franchezza, il rilancio dell'aeroporto passa da un aumento del numero dei collegamenti aerei con le destinazioni internazionali. Questo è quello che a noi interessa. Poi dal punto di vista degli assetti societari, dal punto di vista turistico ci interessa onestamente poco. Ci interessa che arrivino persone che atterrano a Genova, escono dall'aeroporto, vanno sul territorio, riempiono le strutture ricettive, non soltanto alberghiere, quelle in senso lato inteso, e danno sviluppo e reddito alla nostra destinazione. Noi questo interessa, su questo come turismo stiamo lavorando.